descendants of the Ancient Ones, who fought valiantly alongside their allies, banishing... Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico LipiDuel200, siamo qui oggi su Dungeon Hunter 4 per l'inizio di una nuova serie sulla playlist giochi di ruolo che va a sostituire definitivamente Drakesang, in quanto mi dà dei problemi durante l'accesso quando le cose sono tutte giuste, non riesco a capire il perché. E allora ho detto, ma sì, vi porto Dungeon Hunter 4 che secondo me è molto interessante. Dite l'epicità! Tanto non sto. Cosa cos'è la morte? We are the Valon. Remember our name, for soon we will be legend. Noi siamo i Valon. Allora, abbiamo quattro diverse classi, ragazzi. Il veterano, che sarebbe tipo il tank, lo spadaccino, che è esperto di arti marziali, spadaccini, quindi un combattente agile, il classico mago da combattimento, e poi abbiamo la sentinella, che è quello da distanza. Ma sì, dai, facciamoci ancora tank. Nome, ci chiamiamo Morte e questa volta lo voglio. Ok, caricamento. Tanto queste creature strane, folli. Allora, un mago e una sentinella. La sentinella non ha fatto una bella fine. Neanche il mago. Tu sei un guerriero, vabbè, ok, hai fatto una bella fine. Sì, va bene. Dark Soul. Buon appetito. Sai che appena arrivo ti faccio un culo tanto, vero? Tanto aspettando altri caricamenti. Tanto questa serie qua, fin quando non si conclude, ragazzi, Hearthstone riprenderà quando concluderemo questa epica serie qua. Sì, vabbè, tu li fai le carezze con quella spada lì, eh. Un altro che gli faceva le carezze. E eccoci. Morti? No. Svenuti? Con uno spadone che è più grande della nostra testa. Tanto ragazzi, questo gioco è in versione isometrica come Diablo. Però è molto... E vabbè. Tanto ragazzi, questo gioco è molto molto figo, ve lo consiglio. È gratuito ed è veramente bello. Una serie ci sta tutta qua, ragazzi, ve lo dico.
tanto è anche un RPG fantastico, in quanto si possono fare battaglie online, incontrare diversa gente con diversi livelli, quindi si possono affrontare gli stessi nemici in più persone, così si possono ottenere diverse esperienze e diverse cioè diverse esperienze essenzialmente. Si può anche livellare più facilmente a seconda delle persone che si trova, più si può avere più difficoltà. È veramente completo come gioco, non ha nulla da invidiare agli RPG di un RPG di una console. È veramente bello, perché giochi per i telefoni, ragazzi, ce ne sono, ma fanno la maggior parte fanno cacare, tranne alcuni. Questo qua è uno di quelli che veramente è proprio è epico. Perché qua c'è la soluzione dei personaggi. Prendi un personaggio, te lo skilli, ti prendi le abilità speciali da quel personaggio lì. Cioè ci fai un casino di cose con un solo personaggio. Intanto adesso, come state vedendo, stiamo anche andiamo nelle abilità, ci potenziamo l'abilità, per esempio. Tanto io ho sbagliato, perché sì, ce l'hai fatto, ora mi sento più potente. Esatto, quindi man mano ci aumentiamo la nostra esperienza e diventiamo più forti. È veramente bello, Tanto abbiamo anche sbloccato un trofeo, quindi ragazzi, io vi consiglio di seguirla tutta questa sera, perché sarà qualcosa di epico. Intanto ragazzi, scusatemi per la brevità del video, ma purtroppo devo andare via. Termino qui il video per oggi. Se il video di oggi, ragazzi, vi è piaciuto, votate, commentate, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.